Comunico che gli auditi hanno preso visione della disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto stenografico della seduta. L'ordine del giorno reca l'audizione di Antonio Lupo, Francesco Ardito e Alessandro Danovi, commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria. Partecipa Giancarlo Quaranta, direttore area tecnica operativa. L'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema Ilva di Taranto. In particolare, la Commissione è interessata ad acquisire elementi informativi in merito allo stato delle attività di bonifica di vostra competenza. Invito quindi i nostri ospiti a svolgere appunto la relazione. Vedo che avete anche delle slide e quindi poi eventualmente faremo qualche domanda di approfondimento. Grazie. Sì, grazie Presidente. Ci è sembrato naturalmente opportuno innanzitutto, vediamo un po' come vanno le slide. Ah, ecco. Vediamo un po'. Ecco, ah, benissimo. Innanzitutto ci è sembrato opportuno dare delle informazioni circa la provenienza dei fondi che noi utilizziamo per l'effettuazione degli interventi di bonifica e di risanamento. E questi fondi derivano da una transazione che è stata stipulata da Ilva in amministrazione straordinaria con la famiglia Riva, è una transazione che fu fatta nel maggio del 2017 per la somma di circa 1 miliardo e 100 milioni di euro. E questa somma poi è transitata nel patrimonio di Ilva in amministrazione straordinaria attraverso la costituzione di un patrimonio destinato attraverso un veicolo che fu individuato dal legislatore che è rappresentato dal prestito obbligazionario. E questi fondi sono giunti ad Ilva in amministrazione straordinaria. Il trasferimento di questi fondi è stato completato a dicembre del 2018. Noi come commissari siamo stati nominati, io e il dottor Ardito, ad aprile 2019 e il professor Danovi invece è stato nominato alla metà di giugno, sempre del 2019. Vediamo un po' avanti. Ecco, c'è stato poi successivamente, recentemente, un intervento del legislatore che ha individuato all'interno del patrimonio destinato delle somme da destinare a progetti di decarbonizzazione. In particolare, la somma individuata è stata quella di 150 milioni di euro. Per poter utilizzare queste somme è necessario che intervenga un decreto interministeriale di attuazione. Sono stati individuati i singoli budget di intervento per le aree di competenza non solo di Ilva in amministrazione straordinaria oggi, ma anche quelle di competenza oggi di Acciaierie d'Italia, all'origine attraverso una decisione, la cosiddetta comfort letter della Commissione europea del 4 maggio del 2016, che d'intesa con il governo italiano ha individuato i singoli budget di spesa per una serie di interventi che poi dopo hanno rappresentato la base per l'effettuazione della gara pubblica che fu fatta all'epoca con i precedenti governi, che poi ha dato luogo alla stipulazione del contratto di affitto con obbligo di acquisto con Acciaierie d'Italia. Naturalmente si trattava di una prima sommaria indicazione dei budget di spesa che era evidentemente suscettibile di correzioni e di ulteriori eventuali aggiustamenti. Ecco, questo è il quadro complessivo degli interventi e degli interventi che devono essere svolti attraverso l'utilizzo del patrimonio destinato. Oggi l'assetto attuale, la distribuzione di queste somme è così rappresentata. Ci sono innanzitutto 503 milioni che fanno capo agli interventi di Acciaierie d'Italia che sono costituiti da 352 milioni originariamente previsti nel cosiddetto capitolato delle contaminazioni, cui si sono aggiunti oggi 151 milioni per effetto
della nuova determinazione da parte di Acciaierie d'Italia che ha effettuato sulla Scusi, base. scusi se la interrompo per Sì. capire bene, perché lei ha detto che di questi ovviamente 1,1 miliardi è la cifra complessiva. 1.157, sì. 1000, questo comunque è una virgola, è 1156, no 1.157, 1, ho ok. detto circa all'inizio, quindi Sì, no, perché 1.157. mi confondevo con quello scritto lì. Sì. Tutta Però di questi quanto è destinato alle bonifiche? la somma, La... Presidente, tranne 150 milioni che sono destinati a decarbonizzazione. Ah, ok, perfetto, Sì. ecco. Ci sono così divisi queste risorse finanziarie. Ci sono 503 milioni che fanno capo agli interventi di Acciaierie d'Italia e che sono interventi di decontaminazione all'interno dello stabilimento, che sommano i 352 milioni originariamente previsti più 151 milioni che sono stati aggiunti recentemente. Poi ci sono 37 milioni che sono relative ad interventi sempre all'interno dello stabilimento, ma che non erano stati originariamente individuati nel capitolato delle contaminazioni, e che sono stati individuati attraverso delle caratterizzazioni e attraverso un aggiornamento della relazione di riferimento per la presentazione dell'AIA da parte di Acciaierie d'Italia. Questi ulteriori interventi individuati sommano 37 milioni. Poi, come diceva il collega professor Danovi, ci sono 150 milioni per i progetti di decarbonizzazione e quindi infine ci sono i 467 milioni che sono destinati agli interventi che fanno esclusivamente capo ad Ilva in amministrazione straordinaria. Siamo avanti. Se è chiaro, altrimenti se ci sono delle richieste di chiarimento sul punto. Io vorrei fare vorrei avere un chiarimento. Questi 151 milioni di euro che si sono aggiunti recentemente in merito insomma, ai piani di esecuzione inerenti Acciaierie d'Italia, Sì. quindi non di vostra competenza primaria, anche se poi devono rendicontare a voi Acciaierie d'Italia. Ecco. Ci può dire da dove arrivano, in che modalità sono state e come è stato deciso di chi ha, cioè insomma, che questi 151 milioni vanno per interventi di decontaminazione? Per precisione, anche perché immagino che onorevole Vianello si ricordi quello che era stato presentato poche settimane fa alla Camera, che prevedeva ancora i 151, erano sommate 37 e diventavano 188, perché originariamente era previsto che nell'ambito della dotazione, chiamiamola così, di Acciaierie d'Italia ci fossero 352 milioni per interventi che erano stati individuati all'epoca della stipulazione del contratto, 188 milioni che derivavano dall'addendum per interventi da individuarsi. Nell'ambito della rinegoziazione che è intervenuta nei mesi del 2022, che ha portato alla stipula di un accordo modificativo del contratto il 31 maggio scorso, Acciaierie d'Italia ha precisato la destinazione di questi 188 milioni, dicendo che 37 milioni sono quelli che servono sulla base delle caratterizzazioni per fare quegli interventi sui suoli dello stabilimento. Gli altri, la somma residua, è stata accorpata ai 352 originari in seguito a una rimodulazione a valle delle attività di verifica delle spese necessarie effettive dal punto di vista dei controlli che sono stati effettuati. Queste sono somme che sono nella disponibilità di Acciaierie d'Italia, sono tutte somme destinate comunque a opere di ambientalizzazione sulle quali la struttura commissariale esercita un controllo solo a posteriori, poiché sono oggetto di rimborso, no, attingendo ai fondi del patrimonio destinato da parte dell'amministrazione straordinaria a valle della presentazione dei giustificativi. Spero di aver risposto È stato sufficientemente. abbastanza chiaro, quindi sono 188 milioni che non riguardano assolutamente nulla invece con i 150 milioni oggetto del decreto, che sono cose No, distinte no, sì. sono Ed erano comunque 188 milioni già previsti dall'addendum. dall'addendum. Perfetto, Sì. ringrazio per la No, i specificazione. 150 milioni sono stati, hanno inciso sulla disponibilità delle ulteriori somme che erano, riferite alle aree escluse. Vorrei solo precisare questo, che questo tipo di operazione è stata fatta solo perché abbiamo appurato che è stato data esecuzione all'addendum, il quale addendum prevedeva che
i 188 milioni sarebbero stati utilizzabili solo a valle di una serie di attività di caratterizzazione e quindi a valle della individuazione di una serie di interventi da effettuare sulla base delle caratterizzazioni. Appurato questo, dateci indicazioni sulla corretta esecuzione dell'addendum e individuate queste somme, è stato quindi possibile spostare i 151 milioni che non sarebbero serviti per quelle finalità originariamente previste e rispalmare queste somme tra le somme previste, tra gli interventi previsti originariamente. Quindi c'è stato questo tipo di attenzione da parte di Ilva e dell'amministrazione straordinaria rispetto a questo, l'esecuzione dell'addendum. E poi c'è. Ecco, per quanto riguarda, no, tornando a quella di prima, io non è, Sì. allora, ecco questa. Che cosa, non mi tornano i conti perché, no, Sì. È un po' ecco questa, veloce. questa. Questa qua. No, quella di prima. Quella successiva? Quella successiva. Ok, che sono 467, ok, sono Sì. quelle che sono gestite da voi in pratica, no? Giusto? Da amministrazione straordinaria. E 442 che cos'è? Allora, c'è questa differenza. Il 467 è la somma totale che residua agli interventi di Ah, è il amministrazione 100%. straordinaria. Esatto, poi ci sono invece i fondi, i 442 milioni si riferisce Che è il 95% di quei all'allocazione, 463. cioè alla individuazione dei singoli budget di spesa per ogni singolo intervento. Quindi residuano 25 milioni da allocare per gli interventi da effettuare. Questo non li abbiamo ancora allocati in maniera per i singoli budget di spesa. Per chiarezza, Presidente, rispetto alla slide precedente, che dei 1157, queste slide successive si riferiscono solo a quelle che sono di gestione diretta da parte dell'amministrazione straordinaria, quindi 467. Cioè, Perfetto. Noi quindi adesso ci dedichiamo a se questo, però vogliamo, noi abbiamo, cioè, sono questi 467. più anche i 150 I questi qui. 150 sono di futura individuazione perché mancano i decreti interministeriali che sanciranno come dovranno essere utilizzati questi fondi per la decarbonizzazione. In questo momento, quindi, quello su cui siamo in grado di riferire sono i 467. Ok, ma come mai quelli della decarbonizzazione li gestite insieme ad acciaierie? Allora, la norma, e qui possiamo tornare alla previsione della norma, dov'è finita qua? La norma prevede che la gestione di questi fondi rimane nella competenza dei commissari, che dovranno verificare l'utilizzo per progetti presentati anche dal gestore. Quindi siamo in attesa di precisazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministero della Transizione Ecologica, per l'indicazione di che tipo di progetti potranno essere presentati e come dovranno essere rendicontati e come dovranno essere gestiti questi Insomma, una importi. gestione coordinata, diciamo così. Ok. Assolutamente sì. Poi ritornando sempre a quello. Sì. Presidente, solo Prego. il fatto, non deve sembrare strano il fatto che noi ci siamo sempre tenuti una riserva, perché essendo questo patrimonio destinato dobbiamo fare quei lavori, non ci sarebbero fonti alternative. Per cui, ad esempio, noi stiamo procedendo allo smaltimento dei fanghi ed ora in una maniera molto molto intensa, però le devo dire che il costo di smaltimento dei fanghi è salito perché, per esempio, sono salite tutte le spese del trasporto. Quindi il fatto che non ne abbiamo allocati 25 non deve essere preso come un modo, non sappiamo come spenderli, ma teniamoli lì perché effettivamente sono lavori Un margine di dove c'è sicurezza anche lì. ma poi anche in questo momento, le dico, sui fanghi siamo in difficoltà perché il prezzo sale e noi dobbiamo smaltire. Ok, ma Chiedo scusa. queste cifre sono idonee a coprire tutto oppure no? Questa è una bella domanda. Naturalmente, ripeto, noi abbiamo fatto riferimento a quello che la Commissione europea, d'intesa col governo italiano, fece con la cosiddetta con la Comfort Letter del 2016, laddove
In quell'occasione furono individuati i singoli budget di spesa. Allora il nostro parametro di riferimento, il nostro riferimento è rappresentato proprio innanzitutto da questa decisione dell'Unione Europea, della Commissione Europea insieme al governo italiano. Ovviamente, come ho detto prima, anche questi singoli budget sono suscettibili di essere ricorretti, di essere ricalibrati, però effettivamente poi e onestamente non è possibile determinare a priori, prima delle caratterizzazioni, prima delle di una serie di valutazioni, infatti, quali saranno le somme concretamente da utilizzare. Questa cifra, quindi continuando a leggere quelli, i fondi impegnati, i fondi utilizzati, insomma sono ancora una piccola parte ovviamente. Il rimanente, anche se allocato, cioè la cifra totale, diciamo così, io non sono per niente esperto di finanza, però insomma, essendo una cifra così importante, ma questa sta in un fondo che gestite voi, che quindi viene investito, che quindi produrrà degli interessi? Presidente, i fondi sono gestiti dal FUG, Fondo Unico di Giustizia, che è gestito da Equitalia Giustizia, società che fa capo al Ministero delle Finanze. Noi come amministrazione straordinaria, emesso una obbligazione, che è un'obbligazione particolare, nel senso che è un'obbligazione che è stata sottoscritta dal FUG con l'utilizzo di questi fondi che derivano dalla transazione Riva, come ricordava l'Avvocato Lupo prima, e a valle della spesa per l'esecuzione delle attività che sono prescritte per l'utilizzo del patrimonio destinato, il FUG rinuncia al credito che deriva dall'obbligazione. Quindi la gestione di questi fondi non è di competenza dell'amministrazione straordinaria. L'amministrazione straordinaria li spende o osserva che Acciaierie d'Italia li spenda nel modo che è previsto per legge. A valle della certificazione di questa spesa, l'attività del FUG e l'attività del patrimonio destinato hanno una serie di attività di rendicontazione anche fatte a favore del Parlamento con una società di revisione che certifica l'effettuazione, e il credito del FUG si estingue. Quindi la gestione, come sono impiegati, non dipende dall'amministrazione straordinaria. Ok, però io quindi mi aspetto, anche voi immagino vi aspettiate, che nel corso degli anni queste investite in maniera non genera una rivalutazione a favore perché concettualmente è solo un'obbligazione che non, tra l'altro, genera degli interessi, ma degli interessi che sono a favore del FUG e non dell'amministrazione straordinaria. Ah, quindi c'è questo ente che comunque trae profitto da questo investimento di questi soldi, che però poi se li tengono loro e non vengono girati a voi. Il fatto è che la ricostruzione di questo meccanismo è un meccanismo molto complesso. Che teniamo presente, queste somme erano originariamente sequestrate, furono sequestrate alla famiglia Riva e qui non sono state mai confiscate, sono di origine natura privata. E come ho detto innanzi, è stato individuato solo un veicolo, uno strumento che è rappresentato quello del prestito obbligazionario, per consentire al FUG di darci queste somme. Quando noi le chiediamo al FUG, le utilizziamo per fare gli interventi, poi dopo dobbiamo rendicontarle al FUG. Cioè, è un meccanismo del tutto peculiare, però che funziona, devo dire la verità, perché comunque ci consente di fare una serie di verifiche e di controlli e di garantire sulla correttezza di questo tipo di operazione. Quindi ritengo che sia comunque uno strumento, benché mi rendo conto abbastanza contorto e complesso, però uno strumento che funziona bene. È comunque un caso abbastanza unico. Io volevo fare una domanda sul... Quindi, diciamo, queste stime dei fondi necessari per le bonifiche di competenza di Ilva in AS, quindi di voi commissari, sono stime che partono appunto, come diceva prima l'avvocato Lupo, dalla comfort letter del 2016, quindi si rifà a comunque stime di 6 anni fa, prima ancora ci fossero le caratterizzazioni e tutto il resto. Come giustamente l'avvocato Lupo ha specificato, la cifra esatta si può avere soltanto a valle della caratterizzazione. Una volta che avete fatto e completa la caratterizzazione riconosciuta da tutti gli enti, solo allora saprete quanto esattamente è la spesa. Per cui
Io sulla base di questo appunto io non riesco ancora a capacitarmi, seppur come l'avvocato Ardito ha specificato, avete un cuscinetto rispetto alle stime di circa 25 milioni di euro, qualora dovessero aumentare, e di fatto ci sono le condizioni per cui possono aumentare, ma nel caso in cui, ecco, questo cuscinetto non dovesse bastare, perché le caratterizzazioni, i trasporti e tutto il resto, insomma, quello che sono l'aumento dei prezzi che stiamo vedendo è generalizzato su ogni tipo di settore, a quel punto, se questi 25 milioni di euro in più non vi dovessero bastare, come riuscirete a portare avanti le bonifiche? Io penso che siano ipotesi che, cioè, insomma, quel punto difficile da fare in questo momento, perché comunque abbiamo ancora tante risorse a disposizione, quindi non è il momento secondo me di fare questo tipo di valutazioni. Potrebbero anche residuare teoricamente delle risorse, non è detto che possano essere insufficienti, come potrebbero anche essere insufficienti, e quindi in tutta onestà non ci sembra possibile allo Stato fare questo tipo di previsione, di valutazione. Certamente però posso dire che è stata rispettata la programmazione di Ilva e amministrazione straordinaria, laddove sono stati previsti i singoli budget di intervento, anche nel recente decreto legge del Governo, perché noi avevamo rappresentato in occasione di un'audizione quali erano i singoli budget di intervento, e in questo quadro abbiamo visto che si è mosso il Governo, quindi riteniamo tutto sommato che ci sia mossi nell'ambito di una previsione, di una programmazione. Ecco, in base a proprio a quello che ha appena citato Avvocato Lupo, il Governo ha emanato, diciamo, due provvedimenti. Il primo, poi respinto dal Parlamento, che prevedeva di fatto di sottrarre a voi, in commissari Ilvina S., 400 milioni circa, e poi il Parlamento lo ha respinto nel decreto semplificazioni, e poi successivamente invece con una nuova norma a distanza di un mesetto invece ha quantificato una cifra notevolmente inferiore di 150 milioni, quella che viene sottratta ai commissari Ilvina S. per futuri piani di caratterizzazione. Come mai il Governo ha, perché delle due l'una, o la prima norma è stata fatta senza conoscere le attività del commissario Ilvina S. e tutto il resto, cioè come mai c'è questa enorme discrepanza tra, ecco, chiede di muoverci in un ambito che non è di nostra pertinenza e di nostra competenza. Le nostre valutazioni sono state valutazioni eminentemente tecniche, e su queste basi riteniamo che ci sia coincidenza, insomma. Quindi, sì, però le due cifre non coincidono, cioè il primo provvedimento del decreto semplificazioni veniva sottratto molto di più rispetto ai 150 milioni di euro, che come avete giustamente detto, si basano questi 150 milioni su stime delle vostre di come state conducendo i lavori. Ma prima di questa invece stime, quindi prima di questa norma da 150 milioni di euro, quell'altra su che cosa si basava? Onorevole, non è a noi noto come sulla base di quale riflessione fosse stato fatto il calcolo. Non è noto a voi, sapete come il Governo. In realtà, quello, oltretutto, se possiamo permetterci, noi non lo chiameremo una sottrazione di risorse all'amministrazione straordinaria, perché comunque sono risorse che sono gestite nell'ambito dell'amministrazione straordinaria. Diciamo che sarebbe stata una diversa destinazione delle somme a disposizione dell'amministrazione straordinaria. Poi è il legislatore o il Governo che decide la norma come debba essere applicata. Noi ci limitiamo a lavorare per l'applicazione di quello che altri decidono. La ringrazio, professore, estremamente chiaro è stato assolutamente. Professore, Presidente, forse, ecco, lei si riferiva ad un passaggio, quelle somme generano interessi che fanno al FUG, che ci ritornano il momento in cui sotto forma di rimborso lavori.
Sostanzialmente. Tornando al tema, tornando alla domanda di prima, per essere più precisi rispetto a quello che avevamo detto l'avvocato Lupo e io, in realtà i fondi sono impiegati dal FUG in maniera produttiva e siccome fanno parte di un patrimonio destinato, gli interessi afferiscono al patrimonio destinato. Poi immagino che ci sia anche qualche costo di gestione del FUG, ma prevalentemente, sostanzialmente afferiscono al patrimonio destinato. Quindi anche lì non c'è sottrazione di risorse, dei frutti generati dalla gestione degli importi sequestrati. Cioè io mi aspetto che una cifra del genere generi almeno dico, un milione di euro l'anno, due milioni. Sì. In teoria questi sono interessi al 4%, quindi anche più, sono 40 milioni di interessi. Quindi avevo fatto 40 se fosse l'intera somma, adesso una parte della somma è stata spesa. Quindi questi 40 per 10 anni che quindi arrivano potrebbero essere... Vanno a scendere perché si spendono mano a mano. Cioè, si spera che fra 10 anni siano stati tutti spesi, perché vuol dire che abbiamo eseguito però i lavori. Però questi 40, quindi che fine fanno? Vanno ad alimentare le risorse a disposizione. Non che se li tengono loro. Diciamo che noi rendicontiamo lavori in più, che quella quota è una rendicontazione di lavori, rientrano nel normale ciclo. Quindi diciamo che teoricamente non quindi è un milione e cento. Se venissero spesi tutti in un tempo di qualche anno, in tempi accettabili, probabilmente questi 467 alla fine, facendo la somma, saranno anche di più volendo. Sì, probabilmente sì. Qualche decina di milioni in più dovrebbero essere. Sì. Cioè non li trattiene il FUG, rientrano nel sistema. Allora, dobbiamo proseguire o no? Andiamo. Vediamo un po'. Come va? No, questo è quello di prima. Professor Danoli, mi scusi, in merito a questi invece 150 che verranno per la decarbonizzazione del sito produttivo, diciamo sono fanno parte sempre del FUG, però si è in attesa di decreti interministeriali per comprendere, ma quindi questi dovrebbero far parte di quella somma individuata a livello mediatico, sentivamo la Di Morselli e la Acciaieri d'Italia, insomma i vari, che parlavano di 6 miliardi per decarbonizzare da qui a 10 anni tutto il sito, fa parte di questo procedimento? No, allora, perché non riesco a comprendere esattamente, cioè 150 milioni di euro, cosa devono fare per decarbonizzare? Perché non si possono sicuramente comprare con 150 milioni di euro i forni elettrici, non si possono sicuramente fare gli impianti di idrogeno verde, insomma, cosa devono fare? Soprattutto se c'è una scadenza entro la quale il governo deve emanare i decreti interministeriali per la... cioè possono mandare tra 6 mesi, tra un anno, tra 10 anni? Non c'è scadenza? Allora, i decreti quando verranno emanati, quando i ministeri saranno pronti per farlo, anche su questo credo che non competa a noi esprimerci. La somma di 150 milioni relativamente a quello che può essere il costo di un forno elettrico non è sufficiente evidentemente per coprirlo. Quello che si può dire è che però può essere spesa ad esempio per la progettazione piuttosto che per altre cose, ma questo sono previsioni o osservazioni che possiamo fare sulla base delle nostre conoscenze dello stato dei luoghi, dello stato delle situazioni. Come dovranno essere spesi sarà oggetto del decreto, che dovrà dire chi saranno i soggetti titolati a presentare i progetti e come dovranno essere gestiti, come dovranno essere rendicontati e quale sarà l'attività. Anche perché noi li abbiamo collocati nella slide in cui mettevamo a sinistra i fondi che sono disponibili per Acciaierie d'Italia, a destra i fondi che sono in gestione esclusiva dell'amministrazione straordinaria, in mezzo proprio perché immaginiamo che su questi ci sarà una sorta di cogestione o comunque non sappiamo quello che potrà essere, quindi siamo in attesa di precisazioni che dovranno essere formulate. Con il decreto interministeriale, sì. Giusto? Però non c'è una data entro la quale deve essere emanato, cioè può essere emanato tra domani, tra 6 mesi, tra un anno, tra 10 anni? Nella norma non è indicata. Grazie. Purtroppo abbiamo qualche problema tecnico, non riescono ad andare avanti le slide. Vediamo. Comunque, ritornando a quell'eventualità di dover ricalibrare, diciamo, nel corso del tempo
i singoli budget di spesa, in effetti noi già portiamo un aggiornamento rispetto alla riunione all'audizione del 24 maggio. Abbiamo fatto una slide, che sarebbe quella successiva, però purtroppo non riusciamo a vedere. Laddove, no, quella di prima. Ecco, sì, quella, no, quella di prima. Dopo, adesso, dopo, scusa. Rispetto all'audizione del 24 maggio, come potrete vedere, che erano c'è, rispetto ai fondi impegnati, c'è un aumento del 2%, del 2% di 102 milioni, quindi questo in soli, diciamo, 20 giorni. E così pure per i fondi utilizzati naturalmente c'è un progresso, da 31 siamo passati a 35, quindi come potete vedere tutto molto fluido, da qui quindi la possibilità, l'eventualità di poter, anzi la necessità di dover lasciare comunque non è prevista, una somma non prevista per poter, come dire, rimediare a eventuali bisogni futuri. Andiamo avanti. Qui abbiamo... successiva, abbiamo le somme sempre che riguardano invece questa volta le somme impegnate e utilizzate da Acciaierie d'Italia. Queste somme abbiamo detto che sono in totale 540 milioni e sono così distribuite, come abbiamo visto prima, 503 milioni relativi a tutti gli interventi di decontaminazione che erano stati già individuati nel capitolo A di decontaminazione del contratto come rispalmati a seguito della ridistribuzione dei 151 milioni, e poi più 37 milioni che derivano dagli interventi che sono stati individuati a valle delle caratterizzazioni eseguite sulla base dell'addendum. Poi ci sono, di queste somme, ci sono 96 milioni che rappresentano le somme che sono state riconosciute da Ilva in amministrazione straordinaria per gli interventi effettuati e consuntivati. Poi ci sono oggi 23 milioni pari al 4%, che sono fondi erogati ad ADI, da Ilva in amministrazione straordinaria, a fronte di interventi preventivati riconosciuti, ma non ancora consuntivati, perché accade, il contratto prevede questo. Ci sono innanzitutto delle somme che devono essere preventivate da Acciaierie d'Italia e ci danno contezza di questi preventivi attraverso i contratti e gli ordini che sono stati emessi. Quindi c'è un primo controllo, un primo screening che noi facciamo. Poi, una volta eseguiti questi interventi, una volta pagati, noi andiamo a fare un riscontro a consuntivo. Quindi ci sono due passaggi che noi facciamo di controllo rispetto agli interventi di Acciaierie d'Italia. E poi ci sono queste somme... Scusa, per capire, quindi questi sono quei famosi 500 più i 37, insomma, esatto, 500, sì, che sono quei soldi che le acciaierie utilizzano all'interno del sito, sì, per le bonifiche loro. Sì, esatto. Voi però non c'entrate niente, perché qui leggo rimborsati. Noi, cioè, controlliamo, però utilizziamo sempre le somme del patrimonio destinato, naturalmente. Cioè, quindi passano anche per voi questi soldi, nel senso non è che li gestiscono solo. Non passa la scelta della spesa, cioè la fa Acciaierie d'Italia sulla base delle attività che si è impegnata a fare, però noi la verifichiamo una prima volta a livello preventivo, quando ci vengono mandati preventivi, in modo da autorizzare un accredito preventivo di somme, e poi soprattutto a valle dell'attività effettivamente svolta verifichiamo l'effettuazione in modo da rimborsarla col patrimonio destinato. Quindi autorizziamo l'utilizzo del patrimonio destinato per rimborsare questi costi sostenuti da Acciaierie d'Italia. In merito a questo punto, quindi voi di fatto non eseguite, non siete voi gli enti che vanno a fare le bonifiche dentro lo stabilimento. Le caratterizzazioni le fa Acciaierie d'Italia, giusto? Dico questo. Gli interventi di decontaminazione sono varie tipologie di interventi che sono previsti in un capitolato apposito e individuato in maniera che prevedono puntuale le caratterizzazioni e poi gli interventi di decontaminazione. Dico questo perché sull'esperienza del fatto che all'inizio degli anni 2000 era insomma Ilva, quindi di proprietà privata dei Riva, aveva fatto le caratterizzazioni all'interno dello stabilimento. Tuttavia nel 2013 il Ministero dell'Ambiente ha riconosciuto l'infondatezza di queste caratterizzazioni fatte dal privato,
Ora invece ci troviamo nella condizione che le caratterizzazioni le sta facendo sempre, diciamo, il soggetto privato, adesso col pubblico, in misto, la società misto pubblico-privata, sta facendo quelle caratterizzazioni che, qualora fossero state fatte in maniera corretta ai tempi dei RIVA, non ci sarebbero. Cioè, quello che fare, mi chiedo, scusa, io delle precisazioni tecniche, faccio questo perché noi stiamo verificando che vengono fatte caratterizzazioni, vengono fatte dei progetti e poi, in linea generale parlo, non riferiti unicamente al vostro operato, e poi di fatto arrivano nuove caratterizzazioni che sconfessano quelle precedenti. Ci troviamo in questo contesto. Posso, sostanzialmente. Mi sento di poter dare delle spiegazioni sotto questo profilo. È vero che ci sono state delle caratterizzazioni negli anni 2003, 2006, 2011, come tutti sappiamo, ma è altrettanto vero che, come tra l'altro anche la giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato ha sottolineato, che queste caratterizzazioni sono divenute inefficaci. Perché? Perché alla luce del nuovo piano ambientale del 2014 e quindi quello del 2017, evidentemente c'è una programmazione, una progettazione, una visione completamente diversa, e da qui la necessità di dover ricalibrare, rimodulare anche le caratterizzazioni. Ecco perché c'è questa riconsiderazione, questa necessità, per esempio anche sul tema dei riporti, per esempio, è evidente che tutta la stratigrafia prevista negli anni delle precedenti caratterizzazioni è una stratigrafia oramai inattuale, anche perché sono intervenuti una serie di attività, una serie di valutazioni, per cui quei riporti sono stati rivalutati e riconsiderati, tant'è vero che ci sono state una serie di atti di svincolo che sono stati fatti dal Ministero sulla base anche di pareri favorevoli di ARPA Puglia, per cui i riporti devono essere rivalutati e riconsiderati. Ecco perché è molto complessa una valutazione di questo tipo, non si può fare giudicare quello che era stato fatto prima, si può solo dire che attualmente quel tipo di valutazioni non sono più oggi efficaci. E quindi, giusto per capire, esiste oggi una mappatura del materiali da riporto nella zona di Ilva, dico nel SIN, nell'area, cioè esiste oggi? Che voi sappiate, perché non è, evidentemente non è di competenza vostra, giusto? Diciamo che sta lavorando Acciaierie d'Italia sotto questo profilo, ha dato incarico a una società, Eni Rewind, di fare questo tipo di lavoro. Lo stato di avanzamento non so dire esattamente a che punto è sotto questo aspetto, però sono certo che stanno lavorando su questo tema. Ah, perfetto, quindi Acciaierie d'Italia ha commissionato a Eni Rewind di fare questa mappatura dei materiali da riporto, limitatamente però al sito dello stabilimento o a tutto il SIN? Sì, assolutamente quello dello stabilimento. Ah, mentre per il resto del SIN, che voi sappiate, non c'è questo tipo di procedura? Nelle aree di nostra competenza non ci sono questo tipo di problemi, perché noi abbiamo le aree dei fanghi, abbiamo le discariche, abbiamo l'eucaspide e anche altre aree verdi laddove non ci sono problemi di riporti. Chiaro. Però nel resto del SIN non, ovviamente voi non lo potete sapere. Noi non possiamo sapere il resto, che non riguarda aree di nostra proprietà o aree comunque a gestione di Acciaierie d'Italia. Grazie. Proseguire. Ecco, no, quella di prima. Qui sono indicate le nostre aree di intervento, sono 18 aree. E le abbiamo distinte in questo schema tra aree sottoposte a sequestro con interventi in corso, che sono quelle segnalate in giallo. Poi ci sono le aree con interventi in corso to cure, diciamo, che sono quelle segnalate in grigio. Poi ci sono aree in manutenzione con procedimenti da definire, che si tratta solo di due aree. Una è un'area molto piccola di 500 metri, l'area Pozzo 25, in relazione alla quale in realtà comunque stiamo prevedendo un piano di caratterizzazione. E poi c'è il sito particolare della cava Navastuola, che è una ex cava, che è un sito interessante sotto molti profili, che recentemente ci ha fatto pensare a qualche tipo di problema, e dobbiamo intervenire anche per fare un piano di caratterizzazione, essendoci là
già stata e coltivata una discarica di tipo 2B, una, per un'area abbastanza limitata, abbiamo scoperto recentemente, e poi comunque c'è una cava, come dicevo, e anche un'altra area molto ampia. Stiamo valutando la possibilità di dedicare una piccola area, una piccolissima parte di questa cava per le necessità esclusive di Ilva in amministrazione straordinaria, nell'eventualità non riuscissimo a smaltire e recuperare i fanghi di cui parleremo dopo, e per realizzare una piccola discarica per le esclusive finalità di Ilva in amministrazione straordinaria. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po' i dettagli degli interventi relativi ai piani di caratterizzazione. Scusi la domanda, avete notato differenze sostanziali tra le aree sotto sequestro e quelle non sotto sequestro? O l'approccio e il metodo di lavoro è lo stesso? Beh, naturalmente rispetto alle aree sequestrate erano state segnalate delle criticità evidentemente, e per le aree sequestrate mi accingevo appunto, perché comunque per le aree sequestrate possiamo indicare tutta una serie di interventi che stiamo facendo. Per le aree sequestrate innanzitutto abbiamo seguito le indicazioni dell'autorità giudiziaria. Per esempio per la Gravina Leucaspide abbiamo presentato un piano di indagini ambientali approvato dall'autorità giudiziaria, che abbiamo eseguito in buona parte. I risultati di questa analisi li abbiamo consegnati all'autorità giudiziaria. Per altra parte la dobbiamo portare ad esecuzione questa attività, che è un'attività molto complessa perché il sito è delicatissimo anche per problemi di erosione, perché stiamo parlando di un sito che è lungo 2 km, ci sono 7 colline alte 25 metri l'una, e laddove cioè erano stati depositati dei materiali rivenienti da quando fu costruito lo stabilimento, e sopra sono state realizzate delle vasche per la sedimentazione, per l'ispessimento dei materiali, di alcuni oli, eccetera. E si tratta di un sito molto delicato che presenta dei problemi di erosione. Sono state fatte queste indagini, vediamo che cosa poi l'autorità giudiziaria ci dirà. E poi comunque faremo ulteriori indagini proprio per i problemi anche di accesso che abbiamo, veramente notevoli, perché sono aree praticamente inaccessibili. Se sarà fatta una ispezione da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta, avremo anche l'occasione di far verificare e di vedere di che tipo di sito stiamo parlando. Tant'è vero che noi siamo stati costretti a prendere in considerazione la possibilità di utilizzare un elicottero per fare le indagini ambientali. Quindi per dire quanto è difficile, quanto è complesso questo tipo di intervento, che faremo l'ordine, non l'abbiamo ancora fatto, lo faremo successivamente. No, parentesi semi-umana, lei non conosceva prima il sito, prima di essere amministratore? Io sono di Taranto, non lo conoscevo. Ok, che idea si è fatto? Guardi, il sito devo dire che è interessante sotto tanti profili. Devo dire che la prima cosa che ho avuto occasione di rilevare è che la natura si è ripresa completamente quell'area. Quando voi avete occasione di vedere, si tratta di un sito oramai pieno di alberi, pieno di verde, pieno di tutto questo, che però ovviamente presenta questo tipo di criticità. È un sito che impressiona effettivamente, però ha il suo interesse, ha la sua bellezza, paradossalmente. Mi scusi, giusto per chiarire, perché dalle documentazioni delle cartine in nostro possesso, noi risulta che nella vostra gestione c'è anche la discarica di rifiuti non pericolosi G2. Può confermare o eventualmente specificare? Grazie. E credo che sia quella che c'era stata segnalata precedentemente, dovrebbe essere un errore della mappatura dell'ISPRA, perché questa non risulta nelle aree a noi affidate. Bene, grazie. Allora, quindi proseguiamo nell'illustrazione delle slide. Dicevo quindi, a proposito delle attività in corso, noi abbiamo presentato 10 piani di caratterizzazione, ne sono stati approvati 8. Uno sarà oggetto di una conferenza di servizi decisoria
dei due rimasti, uno sarà oggetto di una conferenza di servizi decisoria che si svolgerà il 15 luglio del 2022, e poi l'altro invece è stato sostanzialmente sospeso perché riguarda le aree dove sono depositati i fanghi, che noi, i fanghi di acciaieria e i fanghi di alto forno, che noi stiamo facendo evacuare, e quindi si è ritenuto correttamente che non potesse essere oggetto di un piano di cartolarizzazione un'area che ancora dovrà essere evacuata dai materiali che attualmente la occupano. E per quanto riguarda poi i singoli piani che sono stati approvati, per tre piani li abbiamo già completati e sono in corso anche di definizione le analisi di rischio sito specifiche per questi piani. Per altri tre piani di caratterizzazione abbiamo registrato qualche rallentamento dovuto alla necessità di ottenere una serie di autorizzazioni e anche alla circostanza di aver individuato nel corso dell'attività di caratterizzazione una serie di problemi relativi alla individuazione di materiali e di rifiuti che ci hanno imposto naturalmente di dover innanzitutto evacuare questi rifiuti e poi comunque semmai anche riflettere sulla tipologia di caratterizzazione da fare. Poi abbiamo le restanti aree che sono il posto 25, come dicevo prima, in relazione alla quale presenteremo un piano di caratterizzazione, e qui anche c'è l'ENDA, come dicevo prima, laddove abbiamo rinvenuto una quantità di rifiuti attualmente ancora non stimabile, in relazione alla quale facciamo qualche riflessione anche sulla necessità di dover integrare il piano di caratterizzazione. Mi scusi, che genere di rifiuti stiamo parlando? E questi sono stati oggetto di... non sono rifiuti industriali, questo è sicuro. Sono rifiuti, probabilmente sarà stato qualcuno che li avrà depositati un po', come dire, casualmente. Comunque, quello che è certo, mi pare che possa essere confermato, che non sono industriali. Nel tempo scaricati da ignoti. Ma perché l'area è aperta? Se lo può ripetere al microfono. Sì. Questi rifiuti nella caratterizzazione sono risultati assolutamente estranei a qualunque attività industriale propria dell'Ilva anche degli anni precedenti, mentre hanno tutta la caratteristica di essere rifiuti generati da demolizioni e quindi di conseguenza abusivamente scaricati in quelle zone. Ma queste non erano comunque aree che erano nel perimetro dell'Ilva? No. No, sono area verde. Area queste verde. Sono le cosiddette aree verdi che nella fase di raddoppio dello stabilimento, quindi fase Taranto 1 1960, Taranto 2 1970-72, furono acquistate delle aree di rispetto del verde esterne alla recinzione dello stabilimento. Chiedo scusa, ingegnere, acquistate da chi? Acquistate sempre da Ilva, Italsider dell'ora. Italsider, tanto per intenderci. Come aree di rispetto servivano per separare l'area industriale dall'area abitativa di residenza. Chiedo scusa, sono sotto il profilo urbanistico, sono standard urbanistici di A verde che sono assolutamente dovuti anche per le aree industriali. Ecco, sotto il profilo quindi, tecnico sono aree A verde in senso tecnico, e in non senso sono tecnico mai urbanistico. State oggetto di attività industriale, mai. Sono delle aree cuscinetto, le potremmo definire, definiamole così, che sono state acquisite dall'Italsider allora, che poi in realtà sono diventate delle discariche abusive per conto di persone esterne. Diciamo che si sono trovati dei depositi di materiale, ma non è che sono delle discariche, sono ettari e ettari, abbiamo trovato qualche materiale, ma stiamo parlando di quantità decisamente contenute per ora. Ovviamente nella nostra attività ovviamente ce ne facciamo carico, evacuiamo i rifiuti classificandoli e destinandoli a conferimento in discarica in modo appropriato, e a valle di questa operazione verranno fatte le attività di caratterizzazione.
Nel materiale presentato c'è una slide dove si vede bene, cioè si vede un cumulo di rifiuti che poi è stato evacuato per quello dall'idea. Adesso poi, vediamo quando ci arriviamo, vediamo sì. Qual è la slide. Poi a proposito per dare un'idea della attività, del numero, della quantità di attività che noi abbiamo svolto nel corso degli anni, abbiamo dato un dettaglio degli ordini emessi. Per l'attività di bonifica naturalmente. Nel 2018 erano solo due ordini che erano stati emessi, nel 2019 sono 39 ordini per 18 fornitori, nel 2020 113 ordini per 51 fornitori, nel 2021 119 ordini per 49 fornitori, nel 2022 allo stato siamo a 72 ordini per 36 fornitori. Poi ci sembra importante sottolineare un risultato che noi riteniamo ragguardevole, che è rappresentato dall'utilizzo nelle bonifiche dei nostri lavoratori in cassa integrazione. Ne abbiamo utilizzati 400 finora e giornalmente ne utilizziamo 60 circa, sono 400 a rotazione. Parliamo di lavoratori in cassa integrazione, in CIGS. Ex, no, i lavoratori che sono nostri cassi integrati in cassa integrazione guadagni straordinaria, cioè non sono stati assorbiti, no, da che non sono Unità, stati Acciaierie d'Italia, esatto, cassa integrazione, che sono mille, che mille voi riuscite a, allo stato sono 1700, sono state delle formazioni, suppongo, sì. Anche della, quindi c'è stata attività di formazione di, e quindi di impiego. Insomma, si stanno utilizzando degli lavoratori, ex lavoratori Ilva, per attività di bonifica. Ci sono i famosi 3.000 che non passarono, poi ci sono stati 1.200 con l'incentivo all'esodo, ne sono rimasti 1.700, quasi 1.800, 600 utilizzati a rotazione. E per questi lavoratori viene corrisposta una provvigione, un'indennità aggiuntiva o diciamo il loro lavoro rientra sempre nel pagamento della cassa integrazione straordinaria che percepiscono? Quando vengono fatti lavorare, escono dalla cassa integrazione e hanno il compenso, il salario ordinario. Benissimo, grazie della spiegazione. Onorevole, questo è quello che dicevamo prima, cioè questi sono rifiuti che evidentemente non hanno a che vedere con l'area industriale, cioè con l'attività industriale, sono dei cumuli, probabilmente qualche camion che è entrato in un'area non recintata ha scaricato, come purtroppo accade in varie zone dell'Italia o come è accaduto in passato, noi li abbiamo trovati, sono stati evidentemente rimossi, come si può vedere anche in queste immagini. Professor Danovi, proprio in funzione di questo e per garantire che a valle dell'evacuazione dei rifiuti e della caratterizzazione stiamo provvedendo anche a realizzare delle recinzioni di queste aree al fine di scongiurare il ripetersi di queste attività illecite di deposito di rifiuti. Allora, proseguiamo nella carrellata delle slide, adesso passiamo ai singoli interventi e vediamo un po'. Ecco qua. Abbiamo innanzitutto di quei 18 interventi, il primo nell'ordine della discarica Due Mari, che è un'attività di messa in sicurezza permanente che abbiamo già completato. Anche l'abbiamo comunicato in occasione di una precedente audizione alla Camera e insomma siamo soddisfatti del raggiungimento di questo obiettivo per la discarica Due Mari in anticipo rispetto a quello originariamente programmato, che è quello del 23 agosto del 2023. Abbiamo poi un'altra discarica, la discarica Cementir, qui possiamo anche vedere poi successivamente le fotografie degli interventi per dare una piccola immagine degli interventi importanti che stiamo realizzando per questa discarica. Si tratta di una discarica in relazione alla quale abbiamo presentato un progetto di variante recentemente, che è stato approvato a febbraio del 2022 per la realizzazione, per la modificazione del capping. L'abbiamo voluto realizzare per una discarica per rifiuti pericolosi, perché mentre stavamo realizzando il diaframma plastico perimetrale abbiamo incrociato dei rifiuti che non ci aspettavamo, abbiamo voluto rianalizzare questi rifiuti, li abbiamo rianalizzati, abbiamo visto che si trattava di rifiuti pericolosi, da qui quindi considerata la necessità di dover utilizzare la massima precauzione possibile abbiamo ritenuto di dover fare tutto il capping della discarica per rifiuti
pericolosi. Ecco perché abbiamo fatto questa variante che ci è stata approvata, proprio per garantire la massima sicurezza. Ma questa discarica era già attiva da tempo, giusto? Sì, 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 sì. Quindi immagino che noi ci stiamo occupando anche del tema delle fideiussioni. Immagino che all'epoca, insomma, non c'era nessuna fideiussione. Che stato avete trovato di nulla, e poi dopo voi chiedendo questo, diciamo, l'usufrutto di questo, poter utilizzare questa allora discarica. Questa è una discarica che era stata data in concessione a Ilva, perché la proprietà è attualmente di Cemitali ed è stata utilizzata da Ilva all'epoca. Riteniamo che non, all'epoca, stiamo parlando veramente di tanti decenni fa, non ci sia stato mai nessuna fideiussione, insomma, non, l'attuale normativa non penso che esistesse. È una normativa analoga che consentisse il rilascio di questo tipo di fideiussione. E quindi abbiamo trovato una situazione che noi seguiamo con la massima attenzione possibile, avendo, si figuri che il diaframma che abbiamo realizzato è un diaframma che va 11 metri sotto, quando il primo diaframma realizzato andava a 3 metri, noi abbiamo fatto uno a fianco di 11 metri all'interno proprio per ragioni di massima sicurezza. Quindi c'è stata questa scrupolosa attenzione da parte nostra, soprattutto grazie alla struttura operativa nostra, che è particolarmente accorta nel fare questo tipo di considerazione di valutazione. Quindi voi ovviamente avete fatto le polizze fideiussorie, sia per la loro... Allora, noi abbiamo fatto... Non è una discarica attiva. Ho sentito che voi dicevate che c'era l'autorizzazione per un lotto, non ho ben capito. No, Presidente, no. Noi non abbiamo nessuna discarica attiva, okay. Tranne, vabbè, se vuoi procedere tu, ma in realtà quello a cui si riferiva prima l'Avvocato Lupo era un possibile utilizzo di una parte di Cava la Massuola per ove ci fossero delle necessità, ma quello è un progetto, non c'è nulla di operativo. Dovremmo fare uno studio di fattibilità ancora veramente per questo tipo di ulteriore discarica per le nostre esigenze, ma ancora non esiste ancora una discarica di questo tipo, lo dobbiamo fare solo studiare eventualmente, e non, ma solo per le nostre esigenze, ripeto. Quindi precisiamo questo. Nelle 18 aree assegnate a Ilva in amministrazione straordinaria non ci sono discariche attive, ci sono solo discariche esaurite in termini di quantità autorizzata al conferimento. Tra queste, una è già stata oggetto di messa in sicurezza permanente, che le cosiddette discarica nuove vasche. Due invece sono state oggetto di progetti di messa in sicurezza permanente, quella completata come la Sì, Mare, adesso ne parliamo. E poi sì. La Cementir che diciamo è stata chiusa l'attività di conferimento nel 2001, quindi dal 2001 non viene conferito alcun rifiuto. E quando è invece che è nata questa discarica? Beh, in anni precedenti al 2001, quindi diciamo dal 1990. Quindi diciamo, perché il lavoro che avete fatto voi, come ha specificato l'Avvocato Lupo, è un lavoro di messa in sicurezza, di precisione notevolmente differente. Vi parlava della guaina di 12 metri rispetto a una precedente di 3 metri. No, insomma, stiamo parlando della parete perimetrale. Della parete perimetrale. Profonda, 11 metri. Profonda, sì. Per cui questa discarica che venivano conferiti dalla Ital Sider e poi per una piccola parte, per qualche anno anche dalla gestione privata Riva, sono stati conferiti rifiuti pericolosi, perché quello che avete trovato pericolosi, no, giusto? No, chiedo scusa, la discarica era per rifiuti non pericolosi. Però voi avete trovato rifiuti noi pericolosi. Noi nel momento in cui, quando stavamo realizzando il diaframma perimetrale, abbiamo incrociato dei rifiuti e quindi capito che il perimetro non era quello originario della discarica, ci siamo fermati un attimo, da qui la necessità, il dover fare una caratterizzazione di questi rifiuti, abbiamo riscontrato che sono quelli rifiuti pericolosi, però quindi per ragioni di massima cautela abbiamo ritenuto di dover fare tutto il capping per rifiuti pericolosi, quindi perché è evidente che in questi casi sarebbe stato superfluo andare a indagare cosa era stato
precedentemente conferito, perché comunque facendo un cappi che per discariche pericolosi è chiaro che c'è la massima cautela. Quindi sotto questo profilo riteniamo di aver fatto di più del nostro dovere. Voi come pensate che siano arrivati questi rifiuti pericolosi nella zona limitrofa a una discarica di rifiuti non pericolosi? Avete delle ipotesi? Cioè, se qualcuno sa come sono arrivati questi rifiuti pericolosi in quell'area? No. Da quanto tempo stanno? Che tipo di contaminazione hanno fatto nei terreni, nelle falde? Noi facciamo naturalmente un'attività anche di messa in sicurezza d'emergenza. La falda ovviamente la monitoriamo anche qui, c'è quindi grande attenzione sotto questo profilo. Sulle cause, su chi, su quando, eccetera, sinceramente non siamo in grado di rispondere, anche perché noi siamo, ripeto, dei professionisti che gestiscono una società in amministrazione straordinaria. E quindi non abbiamo contezza di ciò che di come è stata gestita l'impresa naturalmente in quel momento. Come si chiama questo sito, questa discarica? Discarica Cementir. Nella sostanza, a beneficio della Commissione, quello che è stata fatta è stata fatta un'attività che è stata caratterizzata da una significativa prudenza, perché a fronte di una valutazione che aveva dei parametri di incertezza, si è scelto di adottare comunque quello che era più tutelante per l'ambiente e altro. Quindi il capping è stato fatto? Sì. No, deve essere fatto. Dobbiamo prima realizzare il diaframma, che è al 75%, 78%. Già è fatto? Sì, è stato approvato. Sì, assolutamente. A febbraio del 2022 è stato approvato dal Ministero. Ma questa discarica, parliamo della discarica Cementir, era già stata chiusa? Non era operativa. Era già stata fatta la messa in sicurezza? No, la stiamo facendo adesso la messa in sicurezza. No, però rispetto a quello che era, perché voi avete trovato uno stato pregresso che era abbastanza precario, dubitativo, con nuovi rifiuti. Sto dicendo, noi abbiamo... Vediamo un attimo, perché sennò andiamo fuori tema. Mi permetto di precisare questo. I progetti di messa in sicurezza permanente avvengono a valle della chiusura di una discarica. Che è chiusa nel 2001. E poi è stato oggetto di sequestro da parte della Procura della Repubblica per altre ragioni. È stato ottenuto il dissequestro e nel frattempo l'ILVA aveva presentato un progetto di messa in sicurezza permanente ante gestione commissariale negli anni. Era stato approvato questo progetto. A valle dell'ottenimento del dissequestro, il progetto di messa in sicurezza permanente dall'attuale gestione è stato riconsiderato. Quindi sono stati fatti degli approfondimenti, si è visto che il diaframma nel progetto precedente aveva una profondità che non interessava, perché il diaframma deve arrivare a interessare, a mettersi in contatto con lo strato di argille. Quindi a questo determinato punto è stato presentato un nuovo progetto di messa in sicurezza permanente nel 2018, è stato ulteriormente approvato. Nella fase di realizzazione del nuovo progetto di messa in sicurezza permanente approvato a maggio del 2018 è stato riscontrato nella fase di esecuzione questo ulteriore livello di attenzione, è stato presentato sempre da questa amministrazione un'ulteriore variante migliorativa dal punto di vista ambientale che allargava il perimetro del diaframma e inoltre sostituiva quello che era la copertura superiore prevista per una discarica di rifiuti non pericolosi con una messa in sicurezza che utilizzerà dei materiali adeguati per una discarica di rifiuti pericolosi nella presunzione che potenzialmente potrebbe accadere questo. Sì. Quindi è una forma preventiva di sicurezza. Il principio di massima cautela applicato. Sì. No, mi sa, condivisibile. Era quello che volevo comprendere, che la discarica si era chiusa nel 2001. È stata poi fatto un progetto di messa in sicurezza.
c'è stato il sequestro. Il sequestro è venuto a valle dell'approvazione del progetto di messa in sicurezza, però dai vostri approfondimenti avete ritenuto, per un principio di precauzione, realizzare una messa in sicurezza migliore rispetto a quella che era stata approvata. Era stata approvata dal Ministero dell'Ambiente? In che anno, se vi ricordate? Prima, credo che riguardi la fase successiva. La prima credo che riguardi la fase successiva alla dichiarazione di fine conferimento in discarica. Un'altra sicuramente che a me è più nota, perché non conosco la storia precedente, c'è stata un'approvazione in conferenza di servizi a maggio del 2018, che è il progetto che abbiamo iniziato a eseguire. E poi l'altra variante, che è stata presentata nel novembre del 2021, approvata sempre in conferenza di servizi a febbraio del 2022. Chiaro. La prima autorizzazione alla messa in sicurezza era fatta sulla base di documentazione, però sì. Non di come avete fatto voi, cioè di visite puntuali dove avete verificato che c'erano ulteriori problemi. Non mi sento di affermare qualcosa che non conosco, non so quali erano i presupposti del primo progetto. Però era incompleta di fatto rispetto a quello o perlomeno nella fase successiva si è ritenuto necessario integrare. Farla in maniera più adeguata. Grazie. Sì, siamo ancora al secondo intervento, sono 18 le aree, gli interventi da valutare, da considerare, da esporre. Poi abbiamo il terzo in sito, che riguarda un'area dove ci sono stati accumulati i cosiddetti fanghi, che sono fanghi di altoforno e fanghi di acciaieria, e sono stati quantificati in circa 490.000 tonnellate. Questo è oggetto di una prescrizione prevista dal piano ambientale, la prescrizione UP3, e noi stiamo proseguendo in questi interventi. In quest'ultimo periodo stiamo accelerando particolarmente, abbiamo raddoppiato il cantiere per l'esecuzione di questi interventi. C'è solo in questi giorni una sospensione, un rallentamento, ma confidiamo sulla circostanza che ci sono state, arriveranno delle navi, voi sapete molto benissimo il tema dei rifiuti transfrontalieri e quanto siano complesse i procedimenti per l'ottenimento delle relative autorizzazioni, e fortunatamente abbiamo la possibilità prossimamente di poter utilizzare una nave di 8.000 tonnellate per poter caricare questi rifiuti. Adesso, ad oggi, siamo a circa 75.000 tonnellate rispetto alle 490.000 tonnellate che noi abbiamo stimato possano esserci su questa area. Il dato che è riportato alla slide non è aggiornato a 75, sono circa 61.000, ma il dato che abbiamo ricevuto stamattina proprio dalla nostra struttura lo porta a 75.000 tonnellate. Poi abbiamo un'altra discarica, la discarica nord-ovest, l'ex area Fintecna, anche qui c'è un progetto di messa in sicurezza permanente che noi presenteremo. Poi abbiamo invece la discarica Nuove Vasche, qui siamo in fase di gestione post-operativa e quindi stiamo svolgendo l'attività che normalmente viene svolta in questi casi con l'estrazione del percolato, il controllo e il monitoraggio della falda. E vediamo se riesce ad andare. Andare avanti. Abbiamo dei problemi. Ce l'abbiamo fatta? No. Ecco. Quindi abbiamo la Gravina Leucaspide, che è uno degli interventi più delicati. Ho fatto cenno prima a questo sito, che in parte accessibile, in parte non accessibile.
è un'area sequestrata. Abbiamo fatto delle indagini su disposizione dell'autorità giudiziaria, autorizzate dall'autorità giudiziaria, alcuni esiti li abbiamo commissionati, abbiamo già i rapporti su questi esiti, li abbiamo trasmessi all'autorità giudiziaria. Altri accertamenti li faremo attraverso operazioni molto più complesse. Stiamo al contempo raccogliendo e raccoglieremo altri dati per la messa in sicurezza statica di quest'area, perché come ho accennato prima ci sono problemi di erosione, problemi di sicurezza. Stiamo comunque svolgendo l'attività di monitoraggio della falda, c'è un'attenzione, un monitoraggio continuo comunque su questo delicato sito. Poi venendo un po' alle aree a verde, che sono quelle a cui ho fatto riferimento innanzi, di cui l'ingegnere 40 ha fatto cenno anche a proposito delle caratteristiche di queste aree, come abbiamo già detto in buona parte sono aree che sono state già oggetto di piani di caratterizzazione tutti approvati, in parte quasi tutti eseguiti, e sono state fatte anche le analisi, sono in corso di esecuzione le analisi di rischio sito specifiche per alcune che saranno completate probabilmente alla fine di giugno. E per altre invece sono affiorati alcuni problemi come quelli che abbiamo rinvenuto a proposito dei rifiuti, che sono stati fatti vedere attraverso la documentazione fotografica. Da qui quindi la necessità di dover ricalibrare un po' anche le valutazioni e anche riprogrammare eventualmente la caratterizzazione. Ecco, quindi questi sono più o meno siti che hanno le stesse caratteristiche e vi abbiamo... Così anche la Land C, Land D1, poi c'è anche il sito Sidercomit, che è un sito, questo invece industriale, c'era originariamente e ci sono ancora, c'era una struttura che era dedicata a questo tipo di attività industriale, stiamo facendo la caratterizzazione. E niente, anche qui insomma dovremmo poi nel futuro vedere che cosa fare di questo sito. C'è anche questo land invece che abbiamo visto che invece non ha nessun problema, quello 13, il land I, che non ha nessun tipo di problema. E alla fine c'è della slide c'è il sito della cava La Mastuola, che come dicevo prima è un sito molto grande, un sito di circa 130 ettari, originariamente destinato a cava. In parte abbiamo rinvenuto la presenza di una discarica di tipo 2B che occuperà una superficie di 3-4 ettari esattamente. Non abbiamo comunque ancora misurato questa discarica, ci proponiamo naturalmente di... Quindi mi scusi... Una nuova discarica si realizzerà? No, qui abbiamo rinvenuto una discarica già all'epoca autorizzata, siamo andati alla ricerca di documenti, abbiamo rinvenuto che all'epoca fu autorizzata una discarica, da qui quindi la necessità di fare degli interventi, delle valutazioni, vedremo prossimamente naturalmente di considerare quello che dovrà essere fatto. E poi per il resto c'è questa cava che ha una superficie di una cinquantina di ettari circa, vedremo che cosa fare, la sottoporremo a valutazione, vedremo un po' che cosa potrà essere realizzato all'interno di questo sito, ripeto che è un sito molto, molto grande e molto ampio. Vediamo poi, sono riuscito... ci sono poi delle aree limitrofe allo stoccaggio dei fanghi, che sono delle aree... che ci serviranno per la realizzazione di un deposito temporaneo per i fanghi, perché noi stiamo, a proposito delle 490.000 tonnellate di fanghi, abbiamo detto che dovremmo realizzarle teoricamente entro il 23 agosto del 2023, dopo questa data la gestione di questi fanghi è necessario farla in maniera ordinata, da qui quindi la necessità di dover realizzare un deposito temporaneo per potervi allocare i fanghi che oggi sono allocati invece in questa area, in maniera tale da gestirli in maniera ordinata, anche sulla base di valutazione che abbiamo fatto col Ministero dell'Ambiente. Sono allocati, quindi continuano ad essere allocati, giusto?
continuano ad essere allocati, naturalmente però saranno spostati su questo deposito temporaneo che si dovrà essere autorizzato. Presidente, forse beneficio per maggior chiarezza, sono i fanghi che sono stati depositati negli anni, quindi si trovano dove erano. La prescrizione prevede che entro il 2023 debbano essere rimossi tutti. Siccome è probabile che questo non sarà possibile, anche perché la quantità che si riesce a trasportare ha comunque delle contingentazioni che sono dovute alla capacità di smaltimento degli operatori, noi ne abbiamo rimosse 70.000 tonnellate, ce ne mancano ancora però 4-5 volte tanto, quindi non riusciremo a farlo per il 2023. La soluzione individuata con il Ministero dell'Ambiente è quella di costituire un deposito temporaneo, quindi spostarli su un'area appositamente preparata in modo da consentire poi lo smaltimento nel tempo in maniera ordinata, come ricordava il dottor. Ci sono nuovi fanghi che vanno? No, assolutamente no. Ah, questo per capire. No, assolutamente no, assolutamente no. Questo è sicuro. Quest'area è pavimentata? Cioè, no, questi fanghi sono appoggiati? I fanghi sono stati appoggiati nel tempo sul terreno. Fino al 2023 devono essere rimossi, quelli che non si possono rimuovere entro il 2023 dovranno essere collocati in un deposito temporaneo che sarà un'area pavimentata. Di cui ancora però non si conosce qual è questo deposito temporaneo? Lo sappiamo. Stavo dicendo prima che questo è il sito numero 15, sarà dedicato alla realizzazione di questo deposito temporaneo. Ah, ok, limitrofe comunque. Sì, sì, assolutamente. Nell'area delle discariche attualmente attive. Migliaia di tonnellate, quindi ovviamente meno che si sposta e più è efficace l'attività, quindi si tratta di toglierle da un terreno non pavimentato per portarle su un terreno pavimentato in attesa di poterli smaltire e eventualmente riciclare, che era l'obiettivo che ci prefiggevamo. Cerco di formulare meglio la domanda. Questi fanghi erano stati prodotti dal processo produttivo di Ilva, ok? Quindi do per scontato, ma magari non è così, che tuttora vengono prodotti nel processo produttivo. Sì, quindi ma dove vanno a finire adesso? Vengono gestiti da Acciaierie d'Italia all'interno del loro sito. Naturalmente immagino che ci sarà, su questo è un tema. Sì, l'ingegner 40 può rispondere più puntualmente su questo. Allora, questi fanghi sono generati dagli impianti di abbattimento polveri a umido e vengono definiti appunto fanghi perché il prodotto dopo vanno in vasche di decantazione, l'acqua poi sfiora, la parte inferiore più pesante viene rimossa e ha un contenuto di acqua intorno al 30%. Questi fanghi vengono depositati in determinate zone oggi interne, diciamo, allo stabilimento. Quelli di nostra competenza risalgono a molti anni fa, quindi impropriamente vengono definiti fanghi, ma è fondamentalmente materiale asciutto, no? Anzi, in alcuni casi anche compattato, quindi in gergo si continua a parlare di fango, ma nella realtà non è un fango, è un solido. E quindi, per rispondere alla sua domanda, è chiaro che tanto nell'acciaieria quanto negli altoforni si continuerà ad abbattere le polveri tramite questi sistemi a umido e quindi rientrano comunque all'interno della gestione del processo industriale il riutilizzo di questi fanghi o di questi sottoprodotti. Perché si sono generate queste quantità che oggi ci troviamo a dover smaltire? Perché nel tempo se ne erano generate più di quanto il sistema industriale consentiva di riciclare, quindi quell'esubero negli anni, ma anni intendiamo 10, 20, 30 anni, hanno costituito questa quantità considerevole che poi è stato imposto all'azienda di smaltire. Questi fanghi facevano parte di un'unica area. Nella fase di delimitazione tra aree escluse e aree interne allo stabilimento, parte sono ricadute all'interno del perimetro di Acciaierie d'Italia, che sta svolgendo pari attività a quella che sta svolgendo l'Ilva in amministrazione straordinaria, e quelle fuori
dal perimetro di confine di Acciaierie d'Italia sono ricadute nelle competenze dei commissari e quindi sono oggetto di smaltimento. Ma sono limitrofe le aree? Sì, sono molto vicine. Ha senso questo, nel senso, ovviamente il senso ce l'ha che c'è la parte, diciamo, in amministrazione straordinaria e la parte invece dell'acciaieria, ma ha senso che una stessa tipologia di rifiuto che va trattata, quindi va gestita nello stesso modo, che sono contigue, una parte venga gestita da voi e una parte da loro? Cioè, non, questo non... Presidente, premesso che il contratto l'abbiamo ereditato, nel senso che è stato fatto all'epoca, prima che arrivasse l'attuale gestione commissariale. Però dal punto di vista logico, la sua domanda è assolutamente pertinente, la risposta a intuito e ricostruzione è che comunque era necessario delimitare fisicamente lo stabilimento, quindi definire un confine tra aree interne e aree esterne, e sarebbe stato difficile attribuire alla competenza dell'organo commissariale delle aree che dovevano funzionalmente rimanere all'interno del perimetro dello stabilimento, perché poi si sarebbero creati dei problemi anche semplicemente relativi alle autorizzazioni all'accesso e quant'altro. Quindi è stato, credo, un problema fisico di definire un confine, un perimetro che avesse un senso per lo stabilimento, e quello che rimaneva fuori veniva gestito dalla gestione commissariale. Nella pratica, visto che poi le ditte che dovranno prendere, portare, gare d'appalto, c'è una collaborazione, nel senso che si procede in sinergia per queste tipologie uguali, oppure veramente ognuno fa per conto proprio? No, ognuno fa per sé, non siamo in concorrenza, ma diciamo che siamo in parallelo. Oltretutto, Presidente, separate le attività, sono fisicamente separate, con accessi differenti, con sistemi gestionali differenti, quindi anche con responsabilità differenti. Oltretutto, Presidente, le chiedo scusa, ma noi attiamo procedure competitive, non facciamo affidamenti privati, quindi noi siamo vincolati a fare una procedura competitiva, quindi fare un elenco e applicare applicare le regole della procedura competitiva. Quindi voi procedete, diciamo, sui 490.000 tonnellate, sì, di cui un settimo, avete 70.000 circa, sono state già portate via. Sì, sì. Per quanto invece riguarda la parte... La mia è un po' più di un settimo. Sì, 74.000. 74.000, ok. Sì. Sono già portate via. Sì. Per quanto invece riguarda la parte che sta smaltendo Adi... Acciaieria. Se non ricordo male, dovrebbero ad oggi ancora risultare da evacuare tra intorno alle 300.000 tonnellate. E rispetto a quanto era all'inizio, quanto hanno portato via? Oggettivamente non lo ricordo. No, giusto, però comunque, io vorrei comprendere se Acciaierie d'Italia, che sta attuando dei meccanismi di affidamento diretto in quanto privato, quindi in teoria più veloci rispetto alla gestione, all'affidamento che voi dovete fare con bandi di gara, insomma alla contrattazione, sta procedendo con una velocità inferiore o superiore rispetto alla vostra dobbiamo gestione. Dobbiamo precisare questo, questo per correttezza, ora indipendentemente dal soggetto Acciaierie d'Italia o Ilva. Non è tanto soltanto la capacità del soggetto ad assegnare ordini per l'evacuazione, ma teniamo presente che il soggetto titolare della proprietà del rifiuto rimane titolare fino al conferimento in discarica e ne è responsabile. A questo punto, però, è importante comprendere se c'è disponibilità a ricevere questo materiale, quindi la disponibilità delle discariche esterne abilitate a ricevere il rifiuto. Quindi ci troviamo che le discariche in Italia o all'estero magari sono abilitate a ricevere 50.000 tonnellate l'anno. Questo è possibile, quindi accelerare o rallentare la quantità conferita in discarica in base alle disponibilità esterne, e non è un problema. No, sì, questo banale, diciamo, era scontato in base, però quello che vorrei capire, mentre voi state procedendo di fatto, perché
già 74.000 sono state portate via. Come stanno procedendo invece quelle altre? Stanno procedendo innanzitutto. Stanno procedendo. Quindi tenendo avete già presente rendicontato che, qualcosa di attenzione, questa... ci possono essere delle difficoltà indipendenti dalla volontà del titolare del rifiuto. Onorevole, lei sa bene che in particolare non è facile trovare anche dei siti o delle imprese, dei siti di scarico delle imprese che vogliono recuperare questi materiali. Quindi le difficoltà nostre di Acciaierie d'Italia sul tema sono ben evidenti, soprattutto a voi che avete contezza anche per il trasporto transfrontaliero. Quanti e quali problemi si devono affrontare per fare questo tipo di operazioni? Di qui quindi la necessità di dover riflettere su questa, sull'adempimento di queste, di lo svolgimento di queste attività. E possiamo proseguire? Sì, no, era giustamente per comprendere, perché comunque sì, gli interventi vengono effettuati. Una parte siete voi che portate via il VNS, che sta portando via questi fanghi. Dall'altra parte invece è Acciaierie d'Italia che sta portando via questi fanghi. Comunque le risorse economiche per portare via questi fanghi sono tutte quelle del patrimonio destinato. Giusto per vedere una congruenza, insomma, su quanto si sta spendendo, c'è un paragone su come dal punto di vista economico, procedurale, tempi dei tempi, stanno procedendo le due attività analoghe, analoghe però gestite da due soggetti diversi? Perché a me sembra che comunque l'attività commissariale stia procedendo in maniera celere su diverse situazioni. Vorrei comprendere anche dall'altro punto di vista, nonostante alla fine i fondi sono sempre gli stessi, il patrimonio destinato, noi dobbiamo come fare sta procedendo? Una competizione per il bene, per il bene, dobbiamo guardare al bene. Quindi guardiamo, c'è una facciamo, comparazione, chi no, fa meglio? Stiamo svolgendo entrambi tutte le attività per far sì che si realizzi il piano ambientale. E sotto questo profilo io mi limiterei a fare questo io tipo di considerazione. Io ringrazio di questa diciamo, dichiarazione, ma io voglio comprendere bene da parlamentare della Repubblica, membro della Commissione Ecomafia, cittadino italiano e cittadino di Taranto, se l'attività che viene sempre dalle stesse risorse economiche del patrimonio destinato sta procedendo in maniera più celere, sicura, veloce, completa da al netto di tutto quello che avete già dichiarato, sia della disponibilità, delle discariche a ricevere, delle rispondiamo della nostra. C'è una comparazione, no, noi rispondiamo, non c'è nessuna della... comparazione, no, quindi no, non noi vogliamo non, fare... non possiamo mai sapere se state gestendo meglio voi o se sta gestendo meglio, inteso no, meglio no, come no, no, termini no, di restituzione poi del... Sì, sì, non, non abbiamo una comparazione. La cioè domanda ha una sapere. Sua legittimità, ma non sta a noi fare questo genere di confronto. Quello che... Lo affidiamo alla vostra valutazione. Il punto di confronto invece è in sede di confronto con il Ministero della Transizione Ecologica al fine dell'adempimento delle prescrizioni, e lì è il momento nel quale siccome le tempistiche di adempimento delle prescrizioni valgono tanto per noi quanto per loro, è quello il momento sul quale va valutata l'attività. Poi a voi la valutazione. Però scusate, le vostre attività non sono quelle previste dall'AIA piano ambientale, giusto? Mentre quelle loro sì. Però hanno delle scadenze previste da AIA e tutto il resto, sì, voi non avete queste scadenze. Anche se alcuni dei nostri interventi erano, diciamo, e sono previsti dal piano ambientale, però in un certo senso sono al di fuori del piano ambientale, perché è chiaro che il gestore non siamo noi, ma è Acciaierie d'Italia. Andiamo avanti. Allora, abbiamo il tema delle collinette ecologiche, sono aree sottoposte a sequestro giudiziario, preventivo dell'autorità giudiziaria, e qui abbiamo fatto sulla base dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria e dei piani di indagine, l'autorità giudiziaria ha utilizzato come consulente ARPA Puglia sul punto, ARPA Puglia ha fatto le sue osservazioni sul piano di indagine, ha ritenuto di doverle integrare, sono stati individuati in contraddittorio anche i punti di campionamento, riteniamo che siano delle indagini serie che sono state fatte, e alla luce di questi risultati noi riteniamo che questo sia un sito industriale, riteniamo che sia un sito industriale sulla base delle circostanze che si tratta di un'area
che è individuata un'opera, quella delle Colinette, un manufatto, diciamo, che è individuato come migliore tecnica disponibile dal decreto ministeriale del 31 gennaio del 2005, nonché anche dalla una decisione della Commissione europea 135 del 2012 a proposito delle migliori tecniche disponibili, che individua appunto le colline anche artificiali e anche le sovrastanti strutture metalliche come e tende che vengono considerate come mitigatori della diffusione delle polveri. In questo senso, quindi, assolvono a un compito ambientale, possono essere considerati, anzi devono essere considerati pertinenze dello stabilimento. Da qui quindi la necessità di doverle considerare siti industriali, anche perché tra l'altro il decreto legge 61 del 2013, l'articolo 2,1 bis, mi ricordo con precisione queste cose perché proprio ieri abbiamo inviato una lettera al Ministero e all'ARPA Puglia sul tema, considera quegli interventi previsti dal piano ambientale del 2014, che assorbe in sé anche l'AIA del 2011 e del 2012, li considera come interventi fatti in variante urbanistica. Quindi, se sotto il profilo urbanistico e anche È per già l'utilizzo giustizia. concreto di queste collinette, sto parlando naturalmente sotto il profilo tecnico, vanno considerate come siti industriali. Sotto Avvocato, lei sta specificando questo perché se è un sito industriale ha un livello di contaminazione soglia più alto rispetto a un'area verde. certo. Ma noi parliamo comunque di queste collinette che sono a 3 metri dalle case e da 4 Ovviamente, scuole certo, elementari. certamente, no, è chiaro che questa situazione di fondo dovrà essere considerata, ci mancherebbe altro, non Perché, c'è cioè, è dubbio. vero che è il sito industriale che fa parte, però è Non di c'è fatto a dubbio. 4 metri, 3 Non metri, c'è 5 dubbio. metri dalle Non c'è scuole e dubbio. dalle case. Esattamente, comunque sicuramente sono vicini e non c'è nessun dubbio che devono essere valutati anche sotto questo profilo, certamente. E tuttavia, però, dobbiamo considerare tutte le situazioni che sono in campo. Da qui quindi la necessità di dover fare un'analisi di rischio sito specifica che consideri che queste aree non possono essere accessibili al pubblico. Quindi non possono essere considerate aree pubbliche, ma sono aree che comunque, se considerate per la loro destinazione, per il loro uso concreto negli ultimi anni, e se quindi così valutate, non determinano pericoli per le persone, perché non possono essere considerate accessibili alle persone. Ecco, quindi ci rendiamo conto della sua prospettiva, la sua valutazione, però è evidente che sulla base della storia di questo sito, sulla base anche della valutazione tecnica di questi siti, è evidente che ciò che dovrà essere fatto, come dovrà essere utilizzata quest'area, dipende anche da questi elementi di cui non si può prescindere. Andiamo avanti. Poi abbiamo un altro sito, che è l'End 2, la Chiesetta. E qui abbiamo un'analisi di rischio in corso, è un piccolo sito ed è interessante perché comunque qui abbiamo in animo di fare un restauro, un risanamento di questa chiesetta, e ci sembra un intervento interessante anche perché vogliamo caratterizzarci anche come qualcosa di diverso rispetto a quello che solitamente facciamo e che dobbiamo fare, che è quello di fare questi interventi di bonifica e risanamento. Quindi l'ultimo sito è quello dell'area Pozzo 25, che è un piccolo sito che utilizziamo per poter fare attività di irrigazione delle collinette ecologiche. Andiamo avanti. Poi ci sono altri cantieri che sono al di fuori dell'area di Taranto. Abbiamo visto che c'è il sito di Torino, poi il sito di Varzi, il sito di Patrica, e sono siti in relazione ai quali sono in corso degli interventi o comunque sono siti che sono stati venduti e quindi sono, diciamo, con problematiche che sono oggi non più attuali. Poi alla fine abbiamo le fotografie, vediamo un po'. Ecco, queste foto sono, diciamo, un po' rappresentative
degli interventi che stiamo mandando in, che stiamo eseguendo, e ci è sembrato utile dare qualche spunto, anche perché non sempre è possibile avere contezza e dare contezza di quello che facciamo. Vedete, c'è la stratigrafia del capping della discarica Due Mari, alla foto a sinistra, poi c'è la copertura della scarpata nord, e poi c'è un particolare della vasca di accumulo con le elettropompe che sono state installate. Successivamente abbiamo per la discarica cementi, ecco Presidente, qui si può vedere nelle foto qual è il diaframma che stiamo realizzando, vedete lo spessore, vedete il pannello HDPE che stiamo mettendo, come lo stiamo mettendo, ci sembra utile, ecco, proprio perché ne abbiamo parlato, dare una rappresentazione dell'attenzione e della peculiarità di questo tipo di intervento. Poi ci sono, vedete, anche le canalette perimetrali in calcestruzzo prefabbricato. Andiamo avanti. Questi sono i fanghi. Ecco, questi sono esempi di fanghi, no? Fanghi di acciaierie. Come vedete, diceva l'ingegner 40, si tratta, non sono più fanghi, sono ormai materiali solidi naturalmente. E così possiamo andare avanti. Ecco, qui sono esempi di come vengono fatti i sondaggi, le indagini e anche i campionamenti. Andiamo avanti. Gli interventi anche di sfalcio di vegetazione che vengono fatti continuamente su tutte le aree. C'è un esempio di come viene prelevato il campione del percolato, e poi la vasca di prima pioggia. Ecco qua un altro esempio di cantierizzazione. E qui siamo nella discarica Leucaspide, la discesa della trivella elettrica per fare questo tipo di interventi. Vedete quanto è una trivella, tra l'altro c'è stato fare una prescrizione di un trivellaggio non verticale. Questo ci sembra indicativo della complessità dell'intervento. Questo sondaggio inclinato che ci è stato richiesto, che noi abbiamo eseguito dall'autorità giudiziaria con parere di ARPA Puglia, vedete come siamo intervenuti per adempiere e per venire incontro alle richieste dell'autorità giudiziaria. Poi abbiamo, perché viene fatto così in obbligo? Non ho mai visto, no? Allora, è stato richiesto dalla autorità giudiziaria, perché dal consulente, voleva... soprattutto dal consulente che poi l'autorità giudiziaria ha chiesto. Sì, perché a posto di fare il sondaggio verticale, quindi il carotaggio verticale, quindi vedere lo spessore in verticale, si è voluto immaginare di fare una perforazione obliqua al fine di verificare se trasversalmente cambiava la tipologia del rifiuto alle diverse profondità. Quindi a posto di fare n carotaggi in punti differenti verticali, è stato chiesto di farlo in obliquo, in maniera tale da cercare di testare la qualità del rifiuto in modo trasversale, sia in orizzontale che in verticale. Poi le altre foto, vedete, qui c'è una discesa di rocciatori, siamo sempre alle gravine Leucaspide qui, vi ho detto che stiamo parlando di 7 colline alte 25 metri l'uno, non accessibili in molte parti, ecco, si è costretti a intervenire anche con i rocciatori. Poi ecco un esempio di indagini geoelettriche che stiamo svolgendo per quel progetto di messa in sicurezza statica di queste collinette. Poi abbiamo la strumentazione per le indagini. Ecco qui, dicevo, il cumulo di rifiuti che ogni tanto incrociamo e siamo ovviamente obbligati a rimuovere. Vedi la differenza di questa rispetto alle situazioni così come sono evolute: cumulo di rifiuti, rimozione di rifiuti e rifiuti rimossi. Qui nella successiva ne abbiamo già fatto vedere questa slide. Qui c'è un altro esempio di intervento che facciamo con lo spurgo del piezometro. Deposito temporaneo, quindi l'attenzione che abbiamo rispetto a tutte le rimanenze che ci sono, e quindi la necessità di dover allocare quello che rimaniamo in depositi temporanei, la cassetta sondaggio.
Poi ecco qui un'altra strumentazione, la video ispezione del piezometro che utilizziamo per le nostre indagini, cumulo rifiuti, rimozione rifiuti. Ecco un altro esempio, qui la Sidercomit, il sito industriale a cui ho fatto riferimento in precedenza, la situazione pre-intervento, post-intervento, andiamo avanti, la carotatrice, la cassetta sondaggio e poi guardate qui l'impianto di irrigazione delle collinette ecologiche. È molto interessante questa cosa perché abbiamo recuperato l'impianto che c'era prima e l'abbiamo ripristinato e rimesso in uso. E diciamo tutto che l'abbiamo rifatto nuovo. Sì, ho capito, però sostanzialmente l'abbiamo rifatto nuovo, però lo strumento è quello là originario, diciamo. E chiedo scusa, avvocato, giusto per specificare, le collinette ecologiche non facevano parte inizialmente della cessione facevano parte della cessione delle aree che sarebbero andate a Mittal, ma poi successivamente, solo dopo la scoperta da parte scoperta queste collinette stanno lì da 40 anni, ma dopo la scoperta da parte di ARPA, che secondo le proprie valutazioni insomma c'erano delle difformità sulle analisi, sono state sequestrate e sono andate, invece sono passate sotto la vostra gestione, sostanza la messa in sicurezza, sì, tocca a voi, sì. Per cui c'è stato un cambio di destinazione dell'area, inteso come gestione, che quando insomma nessuno pensava fossero contaminate, erano di competenza di AMI. Nel momento in cui invece sono risultate contaminate, sono passate sotto la vostra gestione. Sì, però potrebbero esserci altri casi? No, allora sì, però le reti metalliche, per esempio, rimangono nella responsabilità esclusiva di Acciaierie d'Italia. Onorevole, però i 200 milioni sono diventati 188. Cioè noi abbiamo preso 12 milioni. Ah, ok. Cioè, lei sa che nell'addendum i milioni erano 200 e noi abbiamo detto sì, c'è stata tutta una trattativa, però noi abbiamo ripreso 12 milioni che stiamo destinando alle collinette. Quindi non è che le abbiamo riprese così. Però chiedo scusa, il tema più importante, interessante, è in qualche modo evidenziare che comunque viene conservata la destinazione di queste collinette, perché comunque anche oggi, nonostante la cessione, Acciaierie d'Italia ha la responsabilità di gestire le reti metalliche che comunque hanno una funzione anch'essa di presidio ambientale per la mitigazione della diffusione delle polveri ancora oggi. Ecco, quindi poi ci sono le immagini sulla carotatrice e la cassetta sondaggi e quindi attacco pozzo idrico. Quindi abbiamo finito, naturalmente rimaniamo a disposizione assoluta della Io vorrei fare solo un'ultimissima domanda, ringrazio comunque i commissari per l'enorme mole di informazioni che ci hanno fornito e sono stati anche, voglio complimentarmi anche per la questione dell'anticipo sulla bonifica della cava Due Mari, che è stata in anticipo, è stata bonificata rispetto un anno di anticipo rispetto ai tempi previsti, che è una cosa che in Italia non succede molto spesso, insomma. Quali sono le aree invece che devono bonificare o decontaminare la gestione di Acciaierie d'Italia? Quali sono? C'è questo elenco dove si può trovare le aree da bonificare che non sono di vostra competenza, che voi dovreste soltanto andare poi a diciamo che devono rendicontare poi allora, a voi, come perché detto poi prima, come detto prima, questi interventi sono stati individuati innanzitutto nella Comfort Letter del 2016, una buona parte. Sì, ma c'è una cartina come quella che avete prodotto voi sulle vostre aree di competenza? Esiste una cartina le aree di competenza da bonificare da parte di Acciaierie d'Italia? Sicuramente c'è un capitolato che individua i singoli interventi da effettuare per la decontaminazione, ma non so dire se abbiamo una planimetria o qualche cosa di questo tipo, sinceramente. Diciamo che esula un po' dalle nostre competenze, siccome non ci mancano le cose da fare, interventi che farà Acciaierie d'Italia dovrà comunque poi voi dovrete pagarli, nel senso dovrete rendicontarli tutte voi, sapere dove sono queste aree, penso che sia nell'interesse sappiamo, non sicuramente vostro, sappiamo per quello che io dicevo le planimetrie.
di una planimetria in tal senso, se qualcuno l'ha mai vista o se esiste già, cioè, insomma. L'elenco relativo ai 352 milioni è, o meglio il documento, è l'allegato 8, che è, quello è assolutamente, voglio dire, disponibile. Inoltre, per come ha rappresentato la questione l'avvocato Lupo, si è detto che dei 188 milioni, 37 sono stati impegnati grazie a delle attività di caratterizzazione e di individuazione di aree che saranno oggetto di interventi per 37 milioni, e i restanti 151 milioni sono stati trasferiti, diciamo, nel plafond dei 352. Quindi io direi che, per rispondere alla sua domanda, la risposta sta in questi termini: allegato 8 più elenco delle aree che saranno interessati da interventi e che quotano 37 milioni. L'allegato 8 dell'AIA, giusto? Si riferisce, no, a quello? È quello contratto. È del contratto. Ah, ok. Ma va bene, voi ce l'avete inviato nella documentazione questo allegato 8? A chi dobbiamo richiederlo questo allegato 8? Se ce lo chiedete, lo possiamo, dobbiamo chiedere anche a voi. Non possiamo non depositarlo. Grazie. Naturalmente. Ok, se non ci sono altre questioni, poi ovviamente noi verremo giù, verremo a Taranto, quindi insomma poi ci guiderete anche insomma per la visione di questi impianti in loco, e ovviamente se poi ci sono ulteriori chiarimenti o necessità, insomma ci aggiorneremo in questi giorni. Io vi ringrazio e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie Presidente, grazie onorevoli senatori.